Buonasera e bentrovati sotto Rete Campania, siamo in diretta Facebook, YouTube, i nostri contatti social li conoscete, Twitter, Instagram, il nostro sito www.sottoretecampania.it. Una nuova puntata ricchissima perché nell'ultimo weekend è stato il weekend dei grandi eventi, da Nola a Battipaglia, Sitting Volley e Coppa Campania. Insomma, una puntata da vivere tutta in un fiato. Allora a questo punto direi di partire proprio da Nola, dove Bosnia e Italia si sono affrontati per un'amichevole internazionale unica, la prima che si è svolta in Italia in preparazione delle qualificazioni ai mondiali che l'Italia affronterà in Corea del Sud a fine marzo. Allora, vediamo di cosa si è trattato nel prossimo servizio e poi entriamo veramente nel vivo di questo Sottorete Campania, che definire speciale è dire poco. Altro che sitting volley, altro che amichevole, altro che evento minore. Italia-Bosnia al Palamerniano di Nola è stato molto più di un test match internazionale. La giovane Italia del CT Fracascia e l'imbattibile Bosnia-Herzegovina insieme in campo per sensibilizzare i più giovani sui temi dell'inclusione sociale e dell'abbattimento delle barriere mentali e fisiche. Un vero e proprio trionfo che ha spinto tutti su per terra, proprio come l'aforistico titolo del meeting, giunto alla quarta edizione organizzato dall'assessorato allo sport del comune di Nola in collaborazione con il Nola Città dei Gigli al Palamerliano. Sotto l'attenta supervisione del consigliere federale referente nazionale ed europeo del sitting volley Guido Pasciari, l'Italia ha svolto a Nola un importante stage di avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali che si svolgeranno in Corea del Sud a fine marzo. Dall'altra parte della rete ha incrociato gli sguardi con i giganti della Bosnia-Herzegovina, nazionale maschile che da oltre 20 anni è ai vertici del sitting volley mondiale e che ha accettato l'invito degli azzurri intravedendo, nell'effervescente attenzione riservata dalla FIPA Ball City, una chiara chance di crescita per tutto il movimento continentale e perché no mondiale. Impossibile il confronto tecnico al momento, impossibile pensare di poter competere in campo con la Bosnia, possibile invece constatare i netti passi avanti compiuti dal sitting volley italiano passato, in meno di 3 anni, dal concetto di creiamo il settore a quello di proviamo ad imporci, coltivando parallelamente con la stessa intensità sia l'ambito maschile che quello femminile. La Bosnia invece è un vero e proprio dream team che affonda le sue radici nel sangue della spaventosa guerra che polverizzò la ex Jugoslavia ad inizio anni 90. Ragazzi, quelli bosniaci, che hanno saputo trasformare il dolore fisico e lo strazio psicologico di quegli anni orribili in forza e rabbia agonistica, che hanno fatto del sitting volley uno sport nazionale dove forse, meglio che in altre discipline più famose e mediatiche, viene condensata la recente storia di un popolo tanto affascinante quanto perseguitato. Gli occhi dicono tutto. Quelli ai limiti della commozione degli azzurri all'impatto con i 1000 del Palamerliano e quelli fermi, all'apparenza freddi, ma ipnotizzati dei bosniaci travolti dal calore italiano. È stato questo il vero senso di tutti su per terra e d'Italia-Bosnia, molto più di una semplice partita o di un altrettanto semplice 3-0 finale, indovinate per chi. Italia-Bosnia è stato il trionfo del sitting volley e della sua straordinaria carica sociale. Italia-Bosnia è stata la dimostrazione di come e quanto la promozione sportiva sia educativa. Italia-Bosnia è una delle pagine di sport più belle scritte negli ultimi anni all'ombra del Vesuvio. Per Sottorete Campania, Nicola Alfano.
Torniamo in diretta, siamo sugli spalti del Palamerigioli, il centro federale della FIPAV Campania. In campo la selezione campana, poi c'è anche un corso allenatori, quindi fervono le attività qui in FIPAV Campania. Abbiamo visto il grande evento di Nola, circa 1000 spettatori, tutti piccolissimi, sugli spalti del Palamerliano per assistere allo spettacolo di Bosnia-Italia. Un grande spettacolo di sitting volley in vista delle qualificazioni ai mondiali. Abbiamo colto l'occasione per intervistare alcuni dei protagonisti dell'Italia, quest'Italia che sta crescendo e vuole, ambisce ai livelli appunto della Bosnia, che al momento sono quasi irraggiungibili, però bisogna lavorare per colmare questo gap. Abbiamo ascoltato l'allenatore dell'Italia, il CT Fracascia, ma anche il capitano Blank, e sono venute fuori due interviste molto particolari, molto interessanti, che adesso vi riproponiamo. Sicuramente la Bosnia è e rimane una delle formazioni più forti al mondo, e c'è ancora un bel gap da colmare per raggiungere il loro livello di gioco. Noi rispetto ad altre nazioni siamo partiti veramente da poco, siamo giovanissimi nel sitting volley, nel panorama mondiale. Però c'è un'organizzazione dietro, la federazione sta seguendo questo progetto con grande attenzione e sta cercando di farlo crescere, perché la pallavolo in Italia è uno sport ormai diciamo seguitissimo da tanti anni, uno sport di vertice, uno sport vincente, e la federazione vuole accelerare i tempi, cioè, diciamo, sta cercando di metterci nelle condizioni di poter diventare una nazionale emergente anche nel sitting volley, sia con il maschile sia con il femminile. Questo tra l'altro è un aspetto che poche nazionali hanno, entrambi i club, quindi anche questo è visto all'esterno dell'Italia con grande attenzione. Diciamo, l'ingresso della nostra federazione nel sitting volley sta creando attenzione anche da altre nazionali estere, quindi incominciano delle partnership, iniziano delle collaborazioni, quando no, fino a 2 anni fa magari non ci conosceva nessuno, anzi dovevamo andare noi a bussare per chiedere di poterci far giocare con qualche nazionale. Sono nella nostra testa, assolutamente. La vita ci mette di fronte delle difficoltà, crediamo di individuare dei limiti, in realtà questi limiti sono più delle volte nella nostra testa, e quindi riuscire ad affrontarli con la mentalità giusta, con l'approccio giusto, che è quello di non mollare, di non sconfortarsi. La vita è meravigliosa, bellissima, e ci sono delle occasioni, come per esempio il sitting volley, ma in generale lo sport, gli sport di squadra soprattutto, che danno proprio modo di rimettersi in gioco, di tornare in pista, di tornare in campo, e ti danno quello stimolo, quella voglia che poi ti porti dietro nella vita di tutti i giorni. Io ho subito l'amputazione, poco dopo ho conosciuto il sitting volley per caso, non avevo mai giocato a pallavolo prima in vita mia, e piano piano dal club è arrivata la nazionale, ma fin dal club è stato un amore al primo palleggio, proprio perché ti trovi nello spogliatoio con gli altri ragazzi, ti metti a nudo e confronti le tue difficoltà, le tue problematiche, la disabilità, scopri che non sei l'unico ad avere dei problemi, scopri che altri hanno già risolto i tuoi problemi, e quindi insieme si lavora per andare avanti, e piano piano, un passo dopo l'altro, si cresce.
il messaggio è quello di divertirsi, di guardare sempre al lato positivo della vita e non arrendersi, non mollare, cercare sempre di alzarsi, guardare l'aiuto degli altri, perché non siamo da soli, c'è sempre qualcuno vicino a noi pronto a darci una mano ed aiutarci. Dopodiché piano piano si incontrano persone come quelle che abbiamo visto oggi in campo che portano un messaggio che è fattibile, non sono parole, non è retorica, ma è la realtà, esiste, si può fare, non è impossibile, è difficile, i limiti sono nella testa, quindi gamba in spalla e avanti. Torniamo in diretta, abbiamo visto e abbiamo anche ascoltato i protagonisti della edizione di Tutti Super Terra che si è svolta a Nola, quindi grande sitting volley con Bosnia, Italia. Abbiamo sentito anche la testimonianza molto toccante di Blank, il capitano dell'Italia, che ci dice che i limiti sono solo nella nostra testa. Andiamo avanti. A proposito di limiti e di grandi eventi, parliamo di Coppa Campania, ci trasferiamo a Battipaglia. Iniziamo col racconto di questa Final Four femminile. Prima di tutto facciamo i complimenti a chi l'ha organizzata, perché a fianco al comitato regionale della FIFA Campania c'era la Battipagliese Volley di Minutoli, del presidente Minutoli, che ha fatto veramente un ottimo lavoro organizzativo ed è stato un successo di pubblico ma anche organizzativo e logistico, quindi va fatto il complimento a chi ha ospitato. Poi vanno fatti i complimenti alle quattro squadre: Casa Giove e San Salvatore, chi è stata eliminata in semifinale, Nola e poi Battipaglia, che sono arrivate in finale. Direi di partire rivivendo proprio tutte le emozioni della Final Four di Coppa Campania 2018. Partiamo dalla giornata del sabato, delle semifinali, perché abbiamo visto veramente un grandissimo spettacolo. Vince la Coppa Campania, poi vince, meglio non andare oltre, meglio tenersi nel vago e con le mani bene in vista. Ma la Coppa Campania è, scaramanzia a parte, il crocevia stagionale della massima serie regionale. Si tirano le prime somme, ci si misura realmente, si possono trarre considerazioni che, seppur parziali, sanno tanto di oggettività. È stato così anche per la Coppa Campania maschile ed è stato così anche per la Coppa Campania femminile disputata nell'ultimo weekend al Palapuglisi di Battipaglia. In campo le padrone di casa dell'Allianz in 6 Battipaglia, capolista nel girone B, il Nola Città dei Gigli, capolista del girone A, San Salvatore Telesino e Volley Time Casa Giove, splendide realtà in lotta per un piazzamento playoff nel girone B. Il top del top, insomma, per una 2 giorni di grande spettacolo. Il sabato del villaggio, scriveva Leopardi, il sabato delle semifinali, diciamo noi, è quello dell'attesa al pari della celebre poesia del grande poeta italiano. A rompere il ghiaccio in un Palapuglisi addobbato a grande evento Allianz Inside, una Super Nolè, ed il Volley Time Casa Giove delle sorelle Guadagnino.
Una gran bella sfida con le casertane già felicissime di aver centrato la Final Four, obiettivamente svantaggiate al cospetto delle grandi favorite per la vittoria finale. Pronostico ampiamente certificato da 3-7 sostanzialmente a senso unico con Nolè, Di Cristo e Palladino, grandi protagoniste di un 3-0 a dir poco straripante. Un grande inizio di una grande due giorni. Tempo di risistemare il campo e poi è scoccata l'ora di San Salvatore Telesino Nola Città, dei Gigli. Da una parte Matarazzo, Troncone e Fonicello e dall'altra Drozzina, Pericolo e Prisco. Basterebbero questi sei nomi per far capire la portata di un match caratterizzato pronti via da scambi lunghissimi e di rara bellezza tecnica. Le sannite partono meglio, costringono più volte il Nola alle corde, conquistano il primo set, ma poi si fanno riprendere, superare e battere. Protagonista assoluta del match, la sempre giovane Anna Pericolo, autrice di un match offensivo praticamente d'applausi, orchestrato dalla solita immensa Drozzina. 3-1 e tutti con la testa al day after, al giorno della finalissima del match che tutti stavano attendendo da qualche mese. Battipaglia Nola, il meglio della Serie C in campo per il primo trofeo della stagione. Due grandi squadre pronte a darsi battaglia per sollevare al cielo la Coppa Campania 2017-2018. Per Sottorete Campania, Giulio De Luigi. Sappiamo di avere un gap tecnico rispetto a Battipaglia, una squadra di livello, di alto livello per quello che è il campionato regionale. Noi veniamo da qualche periodo un po' tormentato, qualche infortunio, qualche defezione che ci ha tagliato un po' la rosa. Stiamo andando ben oltre i nostri obiettivi iniziali, quindi questo per noi era un traguardo importante. Magari oggi potevamo giocarla meglio, però nulla di particolare da recriminare, sinceramente. È un traguardo importante, una bella cornice di pubblico, ottimamente organizzata tra l'altro dal Battipaglia. Ripeto, è una squadra di categoria superiore già adesso, probabilmente. C'è da considerare anche il valore della squadra avversaria, perché sapevamo fosse una squadra costruita anche per vincere il campionato. Noi purtroppo abbiamo fatto qualche errore di troppo, non siamo riusciti a giocare la pallavolo che abbiamo giocato in più partite, quindi questo ci ha penalizzato, però comunque per noi è stato bello anche partecipare, peccato solo per qualche errore in più secondo me. È anche vero che la squadra avversaria ci ha messo in difficoltà e abbiamo giocato non al meglio, questo è stato il problema. Perdere non fa mai piacere, quindi anche se abbiamo dimostrato di essere all'altezza di una Final Four facendo vedere anche una bella pallavolo, merito di entrambe le squadre, soprattutto gli scambi lunghi si è visto, un livello molto alto, però perdere fa sempre male, anche se in maniera onorevole, ma è comunque una sconfitta. E non ci dobbiamo far abbattere da questo, ma riprendere con la testa al campionato e fare tesoro degli errori e delle situazioni anche favorevoli che si sono sviluppate questa sera. Peccato sia andata così, però è stata una bella partita, abbiamo giocato fino alla fine, magari concedendo un po' troppo, con degli errori da evitare, però va bene così, è stata un bel match giocato da tutte e due le squadre. Ora si pensa al campionato, anche perché in previsione tra due settimane abbiamo uno scontro contro la seconda, la terza un punto da noi, quindi sarà un bel match anche quello. Ora bisogna pensare al campionato e andare avanti.
Torniamo in diretta, è arrivato il momento di andare a rivivere le grandi emozioni della finalissima, quella tra Battipagliese Volley, poi società ospitante, e Nola Città dei Gigli. Grande spettacolo, tantissimo pubblico, un vero e proprio successo che adesso andiamo a rivivere nel prossimo servizio e a seguire le interviste ai protagonisti. Pugliesi gremito in ogni ordine di posto, musica a palla, riscaldamento cadenzato da cori caldissimi delle due tifoserie. Momenti di grande tensione sportiva in campo, con i protagonisti del match concentrati e pronti a dare il massimo. E Serie C, ma per un attimo all'Allianz Inside Battipaglia, non la città dei Gigli, è sembrata qualcosa di più. A bordo campo le massime cariche federali regionali, sugli spalti, telecamere ed appassionati provenienti da tutta la regione. Occhi puntati sul duello Nola e Pericolo, sull'eterna Elena Drozzina, ma anche e soprattutto sulle varie di Cristo, Palazzolo, Prisco, Simeone, Sant'Angelo e D'Alessio. Tanti piccoli duelli, tante piccole storie come quelle dei due coach. Da una parte Luciano Della Volpe con trascorsi in A2 e B1, dall'altra Mister Serie C, Nico Borghesio, reduce da due promozioni e due vittorie consecutive in Coppa Campania negli ultimi due anni. L'avvio di un match spesso può dire poco, a volte dice tutto. Nel caso di Battipaglia Nola, finale di Coppa Campania Femminile 2017-2018, ha detto tutto. Battipaglia schizza pronti via sul 5-0, coach Della Volpe si rifugia nel time out, ma la musica non cambia. Pericolo non passa, così come Prisco e Palazzolo, mentre dall'altra parte Simeone, Costantino e Di Cristo rubano la scena ad una tranquilla Nolè. Quando poi il libero salernitano Mariana Sant'Angelo decide di non far cadere più nulla a terra, ecco che per il Nola non resta altro che alzare bandiera bianca in un primo set chiuso dalle padrone di casa sul 25-20. La reazione del Nola Città dei Gigli arriva puntuale in avvio di secondo game. Pericolo, Prisco e Palazzolo iniziano a carburare, mentre improvvisamente si ferma Battipaglia. Le ospiti volano sull'11-5, ma proprio quando tutto sembra far pensare ad un secondo set di marca nolana, si accende Francesca Nolè. La schiacciatrice lucana inizia un violento bombardamento al servizio della ricezione di Nola Città dei Gigli, che produce il counter break dell'Allianz Inside con conseguente sorpasso nello score. Drozzina e compagni non riescono a tenere il passo della scatenata Nolè, che chiude anche il secondo set 25-20. Nel terzo set non c'è storia, stavolta il Nola non riesce ad abbozzare una controffensiva e così scambio dopo scambio Battipaglia accarezza il sogno di sollevare al cielo la Coppa Campania al Palapuglisi. Neanche i crampi di Nolè nel finale placano la sete di punti delle padrone di casa, che possono finalmente far festa quando, sull'attacco della solita Nolè, il muro nolano respinge fuori. Finisce 25-16, può iniziare la festa per l'Allianz Inside Battipaglia. Prima della Coppa tocca a Nolè festeggiare il premio MVP della manifestazione. Di Cristo quello di miglior centrale, Sant'Angelo quello di libero, Elena Drozzina quello di top palleggiatrice della Final Four. Poi spazio alla premiazione, allo champagne e agli applausi. Battipaglia al settimo cielo, Nola mastica amaro. Nico Borghesio riscrive ogni record vincendo la sua terza Coppa Campania femminile consecutiva con tre società diverse. La stagione però è tutt'altro che finita. Il piatto forte, i playoff, saranno un'altra cosa, un'altra battaglia, un altro capitolo. Per Sottorete Campania, Giulio De Luigi.
giorno dopo non è facilissimo di fare una grande prestazione, perché ci voleva un'altrettanto grande prestazione, se non di più, per battere un Battipaglia in casa sua, con la tranquillità di aver fatto una partita alle ore 18 e di aver vinto facilmente e tutto. Però devo dire che non sono uno che giustifica, chi vince festeggia e chi perde non deve spiegare niente, ha perso e sarà per la prossima volta. Vi aspettiamo, speriamo nel nostro obiettivo vero, che è quello del campionato, e lì sarà, credo, completamente diverso, perché la Coppa è una cosa e il campionato è un'altra. Ci sta la sconfitta, ci stava già prima, che erano gli strafavoriti, che ne dicano. E hanno una squadra molto compatta, molto equilibrata, molto tecnica, e voglio dire, noi dovevamo dare il 200% per vincere stasera. Complimenti a loro, assolutamente. C'hanno una signor giocatrice come Nolé, una bravissima giocatrice come Simeone, una grande palleggiatrice anche loro. Libero e forte, che cosa diciamo? Va bene, abbiamo dato tutto quello che potevamo. Di Cristo non ha sbagliato una palla. Complimenti a loro davvero, sono una gran bella squadra. In questo momento sono più forti di noi, vediamo alla fine cosa succederà. Giocato benissimo, prestazione stratosferica proprio da parte di tutte. Ed è positivissimo soprattutto perché forse hanno preso consapevolezza dei propri mezzi. E la cosa bella è che si sono donate l'una all'altra, ed è questo poi lo spirito dello sport di squadra che pratichiamo, donarsi l'una all'altra, e si è palesato questa sera. Mi trovo in contesti nei quali è facile lavorare bene, quindi è quasi inevitabile. Sono contento per la squadra e per la società, se lo meritavano. Siamo prefissati obiettivi importanti quest'anno, e quindi è stata una grande soddisfazione, anche perché abbiamo mostrato di essere superiori, abbiamo espresso un gioco bello e anche bello da vedere, insomma, quindi una grande palla a volo. Adesso diciamo che è stata una parentesi importante, però adesso dobbiamo pensare al nostro obiettivo primario, che appunto, ma è meglio non dirlo, ma però sappiamo che è un obiettivo importante, quindi siamo pronte ad affrontare nel migliore dei modi questa nuova soddisfazione futura, possiamo dire. Complimenti dunque alla Battipagliese Volley, che si aggiudica la Coppa Campania 2018. Tra l'altro facciamo un doppio complimento a coach Nico Borghesio, che per la terza volta consecutiva conquista questo ambitissimo trofeo regionale. Abbiamo visto una festa davvero speciale, quella a Battipaglia. Complimenti anche al Nola Città di Gigli, che ha perso in finale, e a tutte le società che hanno partecipato. Adesso c'è tutta una metà di stagione da vivere, perché poi tutto culminerà nei playoff che porteranno in Serie B, e questa Serie C riserverà sicuramente altre nuovissime emozioni. Adesso è arrivato il momento di salutarci. Alle mie spalle sta per concludersi l'allenamento della selezione campana, ci sono i selezionatori Luigi Russo, Gaetano Vitale e anche coach Iannone. Nel frattempo voglio farvi un annuncio, poiché gli impegni stanno diventando davvero tanti per Sottorete Campania, è arrivato il momento di ampliare la squadra. Quindi se qualcuno che ci sta ascoltando e vedendo volesse collaborare con noi, non deve che contattarci attraverso la nostra fanpage, l'account Twitter, Instagram o alla mail redazione@sottoretecampania.it. Tutti i nostri contatti li conoscete, quindi contattateci come vi pare, anche con un segnale di fumo, e noi proveremo, insomma, a inserirvi nel nostro team, che poi è composto da grandi appassionati di pallavolo. Il tempo a nostra disposizione finisce qui, ci rivediamo giovedì prossimo. Ciao!